il costruendo ospedale San Cataldo. È un uomo fortunato, baciato politicamente da Michele Emiliano. Michele Emiliano cosa fa? Nomina Michele Pelillo, onorevole Michele Pelillo, scomparso dai radar della politica, viene riesumato politicamente e viene nominato commissario straordinario del San Cataldo. Bei soldini leciti, guadagnati, che guadagnerà ogni 6 mesi, ha un contratto mi pare di 6 mesi, ma rinnovabile, pare 150.000 euro per 6 mesi, e commissario straordinario. Io mi domando, Pelillo, ma giusto per capire, ma tu cosa fai di preciso, il capo cantiere? Perché al momento è un semplice cantiere, quindi non so cosa fai tu. Se l'ospedale funzionasse potrei anche capire. E poi la tua è una nomina assolutamente politica, non tecnica. Tu sei un avvocato tributarista, mica sei un manager di aziende, e a maggior ragione mica hai mai gestito aziende pubbliche. Si vede che Emiliano ti doveva accontentare politicamente. Pelillo si prende 150.000 euro in 6 mesi. O giù di lì, comunque cifre molto ma molto, molto alte, se comunque non è questa la cifra precisa. E la fortuna, che dire, San Cataldo ha fatto il miracolo a Michele Pelillo. Veramente, più che San Cataldo, lasciamo in cielo, quello che ha fatto il miracolo a Michele Pelillo è San Michele Emiliano da Bari. E allora, al di là delle battute, vogliamo spazzare via tutta questa gente, vogliamo rinnovare tutto. Il 12 giugno una croce secca su Luigi Abate sindaco e un'altra croce secca su Taranto senza Ilva. Rinnoviamo Taranto, rinnoviamola.